tra i benefici esposti prima dal professor Napolitano, mi interessava particolarmente il fatto della maggiore identificabilità che si otterrebbe. Certo, come diceva giustamente il professor Luciani, io non ricordo la maggior parte dei parlamentari, non perché il numero sia elevato, ma perché la qualità, diciamo, di questi è molto bassa. Ora però io cerco di rigirarla. Non crede che se il numero diminuisse si innalzerebbe tale qualità? Ovviamente se io per esempio devo delegare una decisione importante a 10 persone, il peso di ogni singolo è inferiore che se la devo delegare a 5, quindi tra i 10 uno potrebbe pensare, ok, io, tanto a me non mi conosce nessuno, non mi vede nessuno, posso gestirmelo un po' così e quindi la qualità, diciamo, in generale si abbassa. Se diminuisco il numero totale ci sarebbe l'effetto opposto. Era la domanda a te, domanda a me, però no. Va bene, allora in linea di massima si dice che la riduzione della quantità favorisce l'innalzamento della qualità. Non c'è nessun automatismo, adesso quando io mi alzerò questa frase apolittica, questa frase un po' apolittica, però finisco così curiosamente scherzando per riprendere l'esempio fattissimo dal quale sono partito, che vi è girato. Non è il problema soltanto di Raikar, di Milit, di altri campioni, di volontario, per noi vicini, perché le nostre due squadre hanno avuto tanti giocatori migliori, non erano Raikar e Milit, ma noi ci ricordavamo. C'era la Pungela Panini. Non entrano nell'album della Panini ora i giocatori, così come la Navicella, come dire, la Navicella era un libro fotografico dei parlamentari, era la mia terza palata aspettata frequentemente. Ecco, una navicella secondo me aiuta la memoria. Non è un problema di rappresentanza o rappresentatività, per essere più precisi, perché il Parlamento è rappresentativo del Paese, ma quello che ha perduto è la autorevolezza, la capacità di decidere bene e la capacità di essere apprezzato per quel che è. Perché se la maggioranza degli italiani, come sembrerebbe, andrà a votare sì, perché ritiene di dover risparmiare 80 milioni che non sappiamo all'anno, cioè una goccia minima nell'area del bilancio dello Stato, vuol dire che il Parlamento sta messo male. E lei ha ragione. Ma allora le strade sono due. O la profezia spengleriana, di cui mi pare abbiamo parlato in lezione, può essere sì, può essere no. Sì, meno male, meglio. E cioè la profezia che Spengler ha fatto nel tramonto dell'Occidente. Andiamo verso il monopartismo, oppure la rivitalizzazione del Parlamento. Io il monopartismo a me non piace, non ci tengo. Per me la rivitalizzazione del Parlamento passa da strumenti diversi. Ma la proposta di tagliare i parlamentari che si fa adesso, la legge ormai, non ha niente a che vedere con quelle vecchie. Quelle vecchie erano inserite in un contesto di riforme molto più complessive, questa è isolata, sta lì. La legge sui partiti nessuno la vuole. Chi è che non la vuole? Non la vogliono dei partiti molto deboli. Partiti forti si possono permettere. È un paradosso, è il paradosso del riformatore riformato. Abbiamo spasmodico bisogno di una legge sui partiti, ma proprio perché i partiti sono quei partiti che non se la sanno. Come uscirne? E scattiamo la politica. Che riguarda più voi che me. Perché non penso che in due mesi si risolva questo problemino, no? Ci vorranno anni, e quindi lo fate mettere in guardia, spero che tu guardi anche me, perché speriamo che non ci voglia così tanto tempo, ma insomma, il fare presto non necessariamente significa fare bene. Quindi io sono favorevole a tutte quelle ipotesi di integrazione dei regolamenti parlamentari che già adesso hanno accelerato. Il Parlamento fa prestissimo, infatti il fatto adesso fa solo conversione dei regolamenti,
Insomma, il Parlamento è in grado di fare molto molto rapidamente. Il Parlamento italiano è efficientissimo, andate a vedere le statistiche, sono favole quelle che il Parlamento italiano sia un Parlamento lento. Non è vero, è un Parlamento molto rapido, ma è un Parlamento nel quale la discussione non necessariamente si succede. Quindi accelerare dove serve, rallentare dove serve. Il mondo, si dice, è un mondo che va veloce, e quindi anche i parlamenti devono andare veloce, capito? Però siccome le leggi sono fatte per durare, non è il caso di andare così veloci da andare a sbattere. A me sembra che la questione della legge elettorale, seppur sia, si dice, non una legge ordinaria, cioè che non sia scritta in Costituzione, sia sempre una discriminante importante del voto nei referendum costituzionali. Lo è stato nel 2016, nonostante poi ci sia stata una motivazione anche più forte per cui il no abbia vinto, e anche in questo caso è importante, no? Perché a quanto pare anche la rappresentanza cambia in misura molto molto grande se ci sarà un maggioritario o un proporzionale puro. Allora mi chiedo, ma quanto è importante che questa legge elettorale sia discriminante nel mio voto, sì o no? E soprattutto, non sarebbe ora di metterla in Costituzione, una legge elettorale? La sua premessa è un ulteriore argomento a favore del no, perché diciamo, se la legge elettorale è così importante, io vorrei sapere di che legge elettorale stiamo parlando, perché dicevo non lo sapevo niente. Ma lo ha detto prima Giulio Napolitano, non faccio altro che ripetere le parole per correttezza, detto esattamente questo. Quindi, siccome non sappiamo quale sia questa legge elettorale, beh, è difficile dire vado a votare sì per avere una legge elettorale che non so quale sia. Altro che cascare nel pozzo. Perché dice mettere la legge elettorale in Costituzione? Ma io sono un po' tiepido, ma comunque ricostruiamo un po' le cose. Ce l'ho 2 minuti? Posso? Fare il professore? Allora, in assemblea costituente si discusse di questo, cioè si discusse se costituzionalizzare in particolare il principio proporzionalista. Perché i costituenti erano proporzionalisti. Perché erano proporzionalisti? Perché uscivano dal fascismo che aveva avuto, che aveva introdotto una legge elettorale ipermaggioritaria, e perché volevano in qualche modo che il panorama politico fosse rappresentato pienamente in un'Italia che stava nascendo, affacciandosi alla democrazia, e doveva quindi essere spinta ad aprirsi al gioco democratico. E poi erano proporzionalisti per un'altra ragione, perché non si fidavano tanto per un'altra. Perché la Costituzione è una cosa bellissima, se vedete i lavori dell'Assemblea Costituente, è una lettura straordinaria, no? Di altissimo livello, ma scoprirete culture politiche molto diverse. I costituenti, per arrivare a un accordo, ci mettevano una gran fatica. Il concetto di persona umana, alla fine tutti si sono trovati d'accordo sulla persona umana, ma Togliatti leggeva la persona umana in un modo, Aldo Moro la leggeva in un altro, e quindi poi si trovarono su un punto di equilibrio, ma il mondo era diviso in due, era diviso in due, era spaccato dalla cortina di ferro, e quindi fidarsi era bene e non fidarsi era meglio. Le volpi di allora agirono da galline e dissero: sapete cosa c'è? Io non lo so come va a finire qua. Se noi non approviamo una legge elettorale, non approviamo una legge elettorale proporzionale, e per le prossime elezioni politiche, quella del 18 aprile del 48, chissà dove andiamo a finire. Perché se vinciamo, vinciamo tutto, ma se perdiamo, perdiamo tutto. Diamoci una garanzia reciproca e facciamo una bella proporzionale. Perché non l'hanno costituzionalizzato questo principio? Perché i costituenti guardavano molto lontano e non guardavano a un metro di distanza, sapevano che questa condizione, molti anni dopo, magari avrebbe potuto cambiare, che i rapporti, che le distanze ideologiche tra le forze politiche avrebbero potuto essere modificati, quindi non costituzionalizzare il proporzionale, perché un domani anche il maggioritario sarebbe stato accettato. E quindi, poiché è stato così, nel 46-47, io trovo che questa decisione sia stata particolarmente saggia, e
e credo che non sarebbe saggio fare il contrario, perché la legge elettorale deve adattarsi. Che cosa vogliamo costituzionalizzare? Il principio maggioritario, il principio proporzionale, cosa vogliamo costituzionalizzare? E lo trovo anche questo molto molto imprudente, perché le necessità cambiano. Poi sarebbe opportuno avere una legge elettorale stabile, ma per avere una legge elettorale stabile bisogna farla bene, quello che abbiamo visto negli ultimi anni sarà prevedibile. In sostanza sono contrario per la ragione che i costituenti ci hanno visto. Però quindi è contrario al fatto che si cambi con ogni governo che si sussegue? Certo. Okay. No, ma questo è un problema di spirito repubblicano, cioè anteporre mettiamola così, scusate, ogni qui adesso posso parlare perché non c'entra niente di cosa. Sì, 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 e non violo la par condicio. Ma ogni sistema politico si dà la legge elettorale che gli conviene. Se voi guardate il sistema elettorale del precedente la legge Mattarella, quel sistema elettorale era straordinario perché premiava la Democrazia Cristiana, le dava in seggi un 3,5% circa in più della rappresentanza che avrebbe avuto con una proporzionale pura. Il Partito Comunista prendeva 1,6, 1,7, 1,8 in più. Il Partito Socialista era rappresentato fotograficamente e tutti gli altri partiti più piccoli erano penalizzati. Secondo voi era casuale? Era esattamente funzionale a quel sistema politico che si reggeva sul protagonismo democristiano e comunista, con il ruolo pivotale del Partito Socialista. Era perfettamente funzionale. Ogni sistema politico si dà la legge elettorale che gli conviene, ma non la legge elettorale che conviene al singolo partito, quella che conviene agli equilibri complessivi del sistema. Qui siamo passati da una legge elettorale che interpretava le esigenze complessive del sistema a leggi elettorali che hanno cercato vuoi di non far vincere troppo colui che avrebbe vinto le elezioni secondo i sondaggi, vuoi di vincere tutto quando si pensava di essere più forti. Questo è una cosa inaccettabile, perché questo è interesse partitico e non interesse del sistema. Sempre per rimanere fuori nell'ambito della par condicio, quindi temi tecnici e non prettamente legati al referendum, sempre una domanda tecnica: se il tema dell'efficienza che vuole essere perseguito dai promotori della riforma già in Parlamento non sia in realtà un modo per occultare un ulteriore tema, che è quello del rapporto tra attività legislativa e tempo. Visto che non c'è Giulio, rispondo disinteressandomi del referendum. Okay. Non mi sembra corretto. Abbiamo concluso, insomma, dovremo presentare risultati una ricerca sul Parlamento e il tempo con i colleghi francesi, una ricerca coordinata dall'Università di Lille, di cui facciamo parte un ultimo, diciamo, della Sapienza. E ora, la questione del tempo per i parlamenti è veramente delicata, perché la barbarie culturale che ha travolto gli ultimi, ahimè, 40 anni, perché tutto questo comincia alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, questa barbarie, io la chiamo, scusate, barbarie culturale, si è pensato soltanto a fare presto. Ora, fare presto è qualcosa che va bene, come nel mondo del diritto, no? E una sentenza che arriva dopo 30 anni, non è una sentenza, ma una sentenza che arriva dopo 3 giorni magari non è scritta molto bene. Quindi dobbiamo trovare il punto di equilibrio tra la rapidità e la gestione consapevole della complessità. Questo riguarda il mondo delle istituzioni, delle istituzioni politiche, riguarda il mondo della giustizia e tante altre cose. Per il Parlamento non si tratta soltanto di fare presto, si tratta di fare presto e bene. Ci sono strumenti per fare presto quando serve? Sì, vi parlo in un'altra intervista di Marta Romani. Sì, il voto a data fissa. Il voto a data fissa è un buono strumento per fare presto, ma la compressione del dibattito parlamentare no. Gli studenti che sono presenti sanno perfettamente che abbiamo due pronunce della Corte Costituzionale
una su un conflitto sollevato dal centro-sinistra, l'altra su un conflitto sollevato dal centro-destra, per la compressione dei tempi di discussione nell'approvazione della legge di bilancio. Io vorrei solo ringraziare tutti i presenti, ringraziare il professore per essere stato qui. Questa piccola lezione è stata quasi un modo per rifarci della scorsa sessione, che è stata così difficile per seguire da casa, quindi è stato anche un piacere averla qui. Quindi Valerio, se vuoi fare un saluto. Ringraziare l'illustre ospite davvero, anche per essersi trattenuto un po' di più, e grazie anche a voi qui tutti presenti oggi.